3, 2, 1, vai! Si intesta un toponimo e una strada ad un rivoluzionario, a chi ha impegnato una vita intera per cambiare il mondo, l'ordine sociale, politico, non solo la percezione della realtà, ma per dare un seguito concreto a quell'instancabile desiderio di eguaglianza e di giustizia. Questa mattina è stata intitolata una strada a Gustavo Herman, con una cerimonia rituale per scoprire la targa che è stata posta all'altezza del civico 56 dell'attuale via Napoli a Piscinola, a ricordare il professore di fisica dell'Augusto Righi, figura storica del comunismo napoletano. Noi diamo grande importanza alla toponomastica, mi fa piacere che c'è anche l'assessore, diversi consiglieri, il presidente. In questi anni abbiamo cercato attraverso i toponimi di ricordare la storia della nostra città e anche di rimettere un po' a posto la storia, e lo faremo anche nei prossimi mesi con iniziative di questo livello. E poi è molto bella la storia di Gustavo Herman. Il comunista è quello che fino in fondo lotta per rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana nella direzione della giustizia, dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà e della fratellanza. Oggi me lo sarei immaginato, per come ho letto la sua storia, a lottare con i deboli della nostra città, con le battaglie per i diritti, con l'emancipazione, con la voglia di riscatto anche tra i giovanissimi che c'è nella nostra città.